La storia di Norma Cossetto si inserisce nelle vicende che si sviluppano a partire dal 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando, dopo la firma dell'armistizio e il conseguente sbandamento dell'esercito italiano, iniziarono in Istria e in Dalmazia le vendette dei partigiani jugoslavi di Tito contro i fascisti, che nell'intervallo tra le due guerre avevano amministrato questi territori con durezza, imponendo un'italianizzazione forzata e reprimendo e osteggiando le popolazioni slave locali. Con il crollo del regime fascista, non solo i fascisti, ma tutti gli italiani non comunisti vennero considerati nemici del popolo. Molti furono prima torturati e poi gettati, a volte ancora vivi, nelle foibe, le cavità carsiche caratteristiche della regione. Migliaia di civili italiani trovarono la morte prima della fine delle ostilità. Negli anni successivi si calcola che tra le 250 e le 350.000 persone, cioè la grande maggioranza degli italiani residenti in queste regioni, spogliate dei propri beni, furono costretti ad un esodo forzato verso l'Italia. Norma Cossetto nasce il 17 maggio 1920 a Santa Domenica di Visinada, in Istria. Il padre, proprietario terriero, ricoprì diversi ruoli, fra cui quello di podestà e di segretario politico del fascio locale. Era molto amato dai suoi dipendenti e dai coloni, italiani o slavi che fossero. Nel 1939 Norma si iscrive alla facoltà di lettere e filosofia di Padova. L'attaccamento all'Istria la porta a ottenere una tesi dal titolo L'Istria rossa, che prende il nome dal caratteristico colore rossastro che la bauxite dà alla terra istriana, che la porta a girare in bicicletta da sola per i paesini e le strade dell'Istria durante la guerra. Ma l'estate del 1943 cambia tutto per l'Italia e per l'Istria. Dopo la caduta del fascismo e l'annuncio dell'armistizio con le potenze alleate l'8 settembre, l'esercito italiano si sfalda e il controllo del territorio viene meno. I gruppi partigiani vengono egemonizzati dalla componente slavo-comunista guidata dal maresciallo Tito. L'intervento è quello di vendicarsi dei torti, veri o presunti, subiti durante il fascismo e allontanare la componente italiana dall'Istria. Fra l'8 settembre e il 9 ottobre 1943 le violenze partigiane si esprimono non solo contro podestà, carabinieri, simbolo del caduto regime, ma anche contro tutti gli strati della popolazione. I partigiani cercano Giuseppe Cossetto, ma non lo trovano. Si accaniscono contro la sua famiglia. Il 25 settembre entrano nella loro casa e razziano tutto quello che trovano. Il giorno seguente i partigiani portano Norma nella caserma di Visignano, chiedono notizie del padre e poi le propongono di entrare nel Movimento Popolare di Liberazione. Ma Norma rifiuta in maniera molto netta. Tornata a casa, il giorno dopo viene nuovamente prelevata e insieme ad altri prigionieri trasferita alla scuola di Antignana. Là comincia l'inferno per le donne e per Norma. Vengono tutte violentate. Norma, tenuta da parte e legata ad un tavolo, viene seviziata e violentata ripetutamente da un gruppo di aguzzini. La notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943 viene gettata viva nella foibe di Villa Surani. Il padre, accorso da Trieste per cercarla, cade in un'imboscata insieme al cognato e viene ucciso da un partigiano a cui aveva salvato la vita pochi mesi prima. Molti degli aguzzini di Norma finirono poi catturati e fucilati dai tedeschi. Nel dopoguerra, l'8 maggio 1949, il rettore dell'Università di Padova, Aldo Ferrabbino, conferisce la laurea ad honorem a Norma Cossetto, caduta per la difesa della libertà. Il 9 dicembre 2005, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, concede alla giovane istriana la medaglia d'oro al merito civile con questa motivazione: giovane studentessa istriana catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. Il 10 febbraio
2011, l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Padova, nell'ambito delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, le dedicano una targa commemorativa a Palazzo del Bocco.